che sa fare il suo mestiere, è un ragazzo che usa anche tanta tecnica e intelligenza, quello che dicevo prima. Anche molto buono, devo dire. Sì, sì, sì. Adesso ecco, sta per iniziare, quindi vediamo un attimino come. È un bel venire così. Faremo così. Una fase di studio. Vediamo che Cristian detta subito la sua legge. Il padrone del ring. Bravo Cristian, c'è un po' di confusione in questa fase. Vediamo però. Che l'avversario di Cristian è un po' irruente, un po' irrascibile, con poca tecnica, sì. Forse anche un po' nervoso, evidentemente. Questi sono uomini pericolosi. Eh sì, qui sta poi l'abilità di Benedetto di tenere in qualche ecco, modo. Bravo Benedetto, bravo Vediamo che Di Benedetto non riesce a fare il suo lavoro bene perché in qualche modo è intralciato. Sì. E questo incalzare dell'avversario, anche se adesso sta sferrando una serie di colpi, sì. Vediamo di pugni ben portati. Ecco Cristian, c'è il tifo del pubblico, c'è la voglia di vederlo vincere, vedremo. Cristian deve essere un po' più calmo e concentrato, perché l'avversario è un avversario. Ecco, vediamo che Cristian ha preso pure le misure. Sferrano una serie di colpi che in qualche modo non vanno a segno. A lunga distanza che poco preciso, con poca precisione. Ci vedo che è anche un problema di misura in effetti. Sì. Ecco qua Cristian. Bravo! Low kick portato di Benedetto, il risultato è stato eclatante. Vediamo che Cristian ora inizia a prendere più sicurezza e sta usando molta calma ai confronti dell'avversario che è molto nervoso su lui. Più che altro mi sembra che Di Benedetto abbia capito come deve combattere. Sì, ma fare un suo bravo quel diretto destro di Cristian che è entrato alla figura. In effetti Del Brione spesso lega proprio per evitare, sì, per evitare di subire gli attacchi. Esatto, bravo! Una ginocchia stata accusata, fatta, sì. Accusata dall'avversario, bravo, un diretto sinistro in pieno volto. C'è troppo clinch. Eh sì, perché l'avversario ha capito che Cristian è preciso quando entra con. Attenzione, oh che testata! Ecco, vediamo, tira sventoloni, è un avversario pericoloso. In effetti questo è vero, sono quelli più pericolosi, ma è anche in questo che si vede il professionista che in qualche modo non gli permette di fare questo gioco. Vediamo con delle tecniche. Un'ottima ginocchiata ha sferrato Di Benedetto, credo che l'abbia subita. Sì, ecco. Ancora con un. Oramai Cristian ha preso le misure. Ecco, ha tentato un po' di fare show, ma come in tutte le situazioni di questo tipo, lo show spesso non premia. Continuato a portare a segno degli ottimi low kick. Subito a seguito con dei colpi di pugni. Ecco. E ricordiamo che combattono peraltro tutti con la regola del professionismo, quindi senza protezioni alle gambe. Senza protezione, ecco, abbiamo visto. Un destro sinistro in guardia destra di Cristian Benedetto che spesso cambia la guardia. Infatti, sembra che ci sia stata una ferita abbastanza che ha portato con